Mentre lo stalking, la seconda storia che devo fare io, è sullo stalking, cioè sulla persecuzione che può accadere da parte del marito, di un amico, di un compagno, quando la donna, stanca di essere picchiata, lo lascia, e questo non ne vuol sapere di essere lasciato, comincia a perseguitarla, e quando la chiappa la picchia e cose del genere. Io conosco un caso preciso che somiglia molto al film che ho fatto, e anche qui ci sono notizie da parte dei centri, questi in particolare dei centri antiviolenza, eccetera. E questo è stato accettato e viene fatto, anche perché c'è una legge poi recente contro lo stalking, cominciata dalla Polastrini, dall'onorevole Polastrini, e conclusa dall'onorevole Carfagna proprio in anni, 2 o 3 anni fa, in anni recentissimi. Per cui il persecutore, se viene preso e cose del genere, va in galera e rischia anche fino a 12 anni. E sono fatti recenti, e che rivelano una situazione, cioè una cultura rozza ancora da parte di una parte del paese, insomma, circa i rapporti uomo-donna. La cosa curiosa è che uno penserebbe che questi uomini così sono rozzi, sono così maleducati, ineducati, poco scolarizzati. In realtà è interclassista, e più della metà dei casi di cui mi parlavano anche i carabinieri, sono dei professionisti, a volte anche di successo. E questo è una cosa quindi curiosa, ecco, facevo per dire interessante dal punto di vista dell'analisi del fenomeno. E quindi questo è il film che va in onda su Rai 1 martedì prossimo, e si chiama Troppo Amore. Titolo indicativo, perché le donne credono che un uomo che le picchia, un uomo che le vuole, un uomo che vuole essere presente, che le domina, che le organizza, che le controlla continuamente, che le gestisce, spesso le donne pensano che sia il risultato di un amore grande, eccetera, per cui non anche dopo essere state picchiate 1, 2, 3, 4 volte, si truccano, si mettono gli occhiali, dichiarano così dove se lavorano al posto di lavoro, che sono cadute dalle scale, che hanno sbattuto contro l'armadio, eccetera, una casistica. E solo quando vanno al pronto soccorso accade la denuncia di fatto, e però questa denuncia avviene, come dico, solo in casi gravi, quasi sempre, perché la donna è disponibile, pensa di riuscire a cambiarlo, di riuscire a cambiare una persona, ma per cambiare una persona c'è, non so, una lunga frequentazione con uno psicanalista, un'analisi profonda per capire dove c'è questo, manca uno scalino culturale, cioè c'è una arretratezza di fondo dovuta proprio all'educazione che riceve in famiglia, che riceve dalla madre stessa, oltre che dal padre. Quindi insomma è un grande tema, una cosa importante che così è affiorata alla conoscenza e alla diffusione grazie appunto a questa legge, per cui hanno anche speso denaro comprando pagine. C'è stato un periodo, c'era spesso dentro le riviste una pagina contro lo stalking, alcuni avvisi alla televisione, ma poi non lo fanno continuamente. In realtà è un tema importante da conoscere, perché come io conosco un caso specifico di una donna che ha preso, che è andata al pronto soccorso, salvata per caso, con 139 punti in testa, il marito l'ha aggredita davanti a una bambina, tra l'altro di 7 anni, così dico, penso che ci siano casi meno clamorosi, perché questo qui è andato in galera, adesso ci sarà il processo, penso, tra pochi mesi. E dico, ci sono, accadono vicino a noi e spesso non lo sappiamo, ecco. È bene conoscere, è bene che una donna sappia che
no, l'uomo non la può picchiare, e se la picchia, lei deve difendersi, deve scappare, deve interrompere la relazione, perché le statistiche dicono che, cioè, l'uomo ripete, questo tipo di uomo violento ripete fino a un crescendo, quindi più tardi lo lascia, peggio si troverà.